Emozione e ricordo ieri sera presso il Teatro del Mare di Montesilvano nel corso dello storico premio Simpatia Montis Silvani, la prima edizione di 44 dedicata all'ideatore Pino Costa. Il premio Simpatia viene conferito a personalità abruzzesi di spicco che si sono distinte per l'attività professionale e la dedizione al lavoro. Tra i tanti premiati di questa edizione, anche i giornalisti di Rete 8 Giglio Redmondo, Jennifer Di Vincenzo per la trasmissione quotidiana 8 mattine in famiglia e Antonio D'Ottavio per la rubrica Pathos dedicata al mondo del cinema e del teatro. L'evento, ideato e fondato da Pino Costa, scomparso a febbraio di quest'anno, è stato organizzato e condotto dalla figlia ed erede artistica Elena Costa. Un'edizione che è stata dunque anche un tributo in onore di Pino Costa, che ha dato tanto al panorama televisivo e giornalistico sia locale che nazionale e che era innamorato della regione Abruzzo. La serata di premiazione, aperta dai saluti del sindaco di Montesilvano e presidente della provincia di Pescara, Ottavio De Martinis, ricca di intermezzi musicali e momenti artistici, è stata organizzata dall'Associazione Culturale Italia e Next Generation ed ha avuto il patrocinio della provincia di Pescara, del comune di Montesilvano, della Fondazione Pescara Abruzzo e dell'Associazione Editori Abruzzesi. I vincitori sono stati omaggiati di un'originale opera di Leo Strozieri, artista e critico d'arte, e delle opere letterarie edite da Costa Edizioni. Insieme a Valerio Ivo Montanaro della notte di San Rocco.